sul territorio. Quindi oggi come oggi, Boracay, che era una Phuket dell'estremo oriente, è diventato una destinazione, è tornata ad essere una destinazione per chi ama il mare, ama la compagnia, ma mette l'esperienza del mare prima di tutto. E quindi è veramente un esempio di come anche la destinazione più sfruttata, che sembra più compromessa, possa rinascere in un'ottica ecosostenibile. Sono tornate le tartarughe quest'anno a Boracay, è tornato tanto che permette di vivere l'isola per chiunque. Un ultimo suggerimento, Siargao, come vi dicevo, il paradiso del surf, nel 2019 eletto isola più bella delle Filippine, come vedete non sono soltanto le spiagge del surf. Il surf si fa verso il Pacifico, ma c'è anche tutta una parte verso l'interno che ha queste belle spiagge bianche, che ha la possibilità di vivere un ambiente molto rilassato, molto tranquillo e assolutamente divertente, come nell'ottica delle Filippine, che sono è la destinazione decisamente più divertente dell'Asia. Io con questo finisco il mio racconto e se ci sono domande rispondo volentieri a tutto quanto. Mi arrivano adesso, allora. Perché andare a Banaue? A Banaue si pernotta assolutamente, si possono fare diverse aree. Generalmente quando si va verso il nord si fanno dei tour di qualche giorno, con 1 o 2 notti di pernottamento al Banaue Hotel, che è all'interno di Banaue, e una magari a Sagada o in aree vicine. È qualcosa che si fa per trekking, è qualcosa che si fa per vedere la cultura tipica. Ed è qualcosa assolutamente bellissimo per chi ama la natura e la montagna. Non la consiglierei per chi magari si è già fatto un viaggio in Asia e poi aggiunge un'estensione nelle Filippine. A quel punto tanto vale andare direttamente verso il mare. Però io Panaue lo amo molto, cioè se dovessi farlo, lo dovessi consigliare, lo consiglierei prendendosi il tempo di farlo, perché come vi dicevo servono 8 ore di strada, quindi 8 ore di viaggio, sia che sia strada sia che sia in parte in aereo, quindi conviene farlo con tutta la riservatezza. I laghi di Palawan sono in parte acqua dolce, in parte d'acqua salata. Più si va verso l'interno, più sono di acqua dolce, ma appunto soltanto i primi due sono visitabili e quelli sono di acqua salata. Il primo è di acqua salata, il secondo è di acqua dolce, o comunque abbastanza dolce. Nel secondo, come vi dicevo, si fa il bagno, nel primo passano le barche, il bagno si fa in alcune aree, soprattutto perché è interessante vedere poi fare snorkeling, vedere i pesci che ci stanno all'interno. Zone climatiche a grandi linee, perché rimaniamo sempre sulle grandi linee, la parte più a sud, quindi Cebu, Bohol, le aree più a sud, sono quelle da visitare nella nostra, che si possono visitare anche nella nostra estate. Le zone a nord, quindi da Boracay in su, andando verso Manila, andando verso il nord, comprendendo Palawan, sono delle aree molto più consigliabili nel nostro inverno, tenendo presente sempre che sono delle indicazioni di massima, perché non sappiamo neanche più dire noi qual è l'area, qual è il clima in Italia, figuriamoci dall'altra parte del mondo. Diciamo che più si è verso l'esterno delle Filippine, più è difficile
trovare un. Cioè, più è facile che ci siano dei brutti tifoni, perché sono praticamente la prima grande terra che trovano. Infatti, adesso sto andando a ritrovare quella che è la cartina geografica nelle aree, facciamo una bella cosa, nelle aree esterne difficilmente ci sono tante destinazioni prettamente turistiche, mentre quelle all'interno sono più utilizzate per il mondo turistico, proprio perché sono isole che sono meno soggette a tutto quello che è il mondo tutto quello che sono i tifoni. Infatti, come vedete, come vi faccio vedere, Palawan è qua, Bohol, Cebu è questa all'interno, Negros, Malapascua, Boracay è qua sopra. L'unica turistica esterna è Siargao, ma come vi dicevo, è anche una di quelle più nuove e utilizzate soprattutto da chi ama il utilizzate, visitate soprattutto dagli amanti del surf, che quindi cercano questo tipo di esperienza un po' estrema da un punto di vista delle onde. Zamboanga si trova Zamboanga si trova nell'isola di Mindanao. L'isola di Mindanao è l'unica isola, questa qui sotto, a maggioranza islamica, diciamo l'area di Mindanao, quindi Mindanao stessa e l'arcipelago di Sulu, che è questa che viene qui dietro. Zamboanga è questa parte qua, è l'area effettivamente islamica, perché non tutta Mindanao di per sé lo è. Il signor presidente Duterte, di cui avete sentito parlare anche in questi giorni, perché è un personaggio molto colorito, molto amato dai filippini, perché comunque dice pane al pane e vino al vino, come fanno loro, viene da Davao, che è la capitale di Mindanao, e come avrete ben capito, è un estremista cattolico e di certo non un estremista islamico. Ma soprattutto l'arcipelago di Sulu e la penisola di Zamboanga sono le aree islamiche. Quindi, non tanto per un discorso ISIS, ma per un discorso di separatismo islamico che c'è da sempre, sono le aree più soggette a quello che è terrorismo interno e quindi sono in questo momento ancora da sconsigliare per un viaggio. Rimangono tante altre isole, tante altre aree da vedere. Quando si è su un'isola non si ha la minima sensazione di quello che succede in un'altra, quindi le Filippine sono una destinazione sicura da un punto di vista turistico. L'area di Mindanao è nella blacklist del governo italiano, dell'ufficio del Ministero degli Esteri italiani, come di tante altre, ed è impossibile andare. Per le zone climatiche ne abbiamo parlato, si può dividere il soggiorno su Palawan, è possibile sì dividere Puerto Princesa e il Nido. Puerto Princesa e il Nido richiedono circa 4 ore di strada. Per quanto riguarda queste 4 ore di strada, l'isola è molto bella, quindi è molto bella, tenuta molto bene. Io ricordo, avevo fatto questo viaggio anni fa, è veramente impressionante quanto quest'isola sia pulita, sia bella, si entra in contatto anche con delle popolazioni locali, quindi è una bella giornata di trasferimento tra Porto Princesa e l'area di El Nido, sapendo che una giornata parte per quello. White Beach, Boracay, è stato decisamente risanato. È stata data un grande giro di vite su quello che era lo stile dell'isola, la nightlife. Tra le cose che sono state date come regola è che non sarà possibile, per esempio, aprire dei casinò, non sarà possibile esagerare. Sono stati messi anche dei limiti per quello che è l'orario in cui vengono svolte le attività. Sono stati evitati tutti quelli che erano gli spettacoli col fuoco che facevano e che bruciavano kerosene. Le attività dei bar sono limitate all'interno dei bar. Quindi tutte queste regole che sono state messe per passare da quello che era una destinazione di massa e di bassa qualità, si è passati ad una destinazione che torna ad essere tra le più appetibili mete dell'Asia. Ci
Ci vorrà ancora del tempo perché comunque il lavoro di risistemazione, di ricreazione dell'ambiente è lungo, però la strada intrapresa è quella e veramente anche a livello sociale è stato fatto tanto per impedire che diventasse una, che la situazione degradasse del tutto. Si possono fare da soli le Filippine. Non è impossibile. Quello che diventa complicato è spostarsi da un'isola all'altra. Come vi dicevo, tutte queste destinazioni sono unite dai voli interni. Da voli interni che vanno prenotati, che hanno magari dei trasferimenti che non so, che vengono spostati, saltano perché magari c'è il temporale sulla, c'è un temporale particolarmente forte sulla linea, una cosa e l'altra. Quindi assolutamente si può andare nelle Filippine da sole e muoversi. Al di fuori di Manila e Cebu City si può anche noleggiare la propria macchina e andare in giro da soli, il proprio motorino e andare in giro da soli. Diciamo che è una di quelle destinazioni dove il supporto di un agente di viaggio, di MC, aiuta a gestire tutto quello che sono i vari collegamenti, le riprotezioni nel caso il volo salti. Tutte queste cose qua che in una vacanza possono diventare un po' più fastidiose per chi non è abituato a muoversi. Collegamenti con l'Italia, come vi dicevo, sono davvero, davvero tanti. Emirates, Etihad, Qatar, Qatar. Adesso parliamo di quello che c'era in passato. Dovremmo parlarci magari tra qualche mese per vedere man mano cosa viene rimesso, ma le destinazioni, i collegamenti sono davvero tanti e si può andare tranquillamente nelle Filippine pagando 1500 euro o anche meno di andata e ritorno, tranquillamente, perché come ben sapete queste non sono compagnie aeree particolarmente care. E la qualità del volo è ottima, quindi non è una destinazione. Poi io, per esempio, preferisco magari spezzare a metà, quindi prendere una media orientale, farmi metà del viaggio e l'altra metà del viaggio. C'è chi invece preferisce farsi tutta la tirata fino a Hong Kong, a Singapore, in Corea e poi farsi meno ore dopo. Questo dipende un po' dai costi e dallo stile di viaggio, però i collegamenti sono davvero tanti e si arriva, come vi dicevo, o a Manila o a Clark, che è sempre qui in zona, o a Cebu, oppure non è il momento, ma speriamo in futuro anche per l'Italia sarà aperto a Davao. Quindi la possibilità di avere tante linee aeree permette di scegliere quella più comoda sia per la partenza che per l'arrivo. Una Qatar parte magari da Pisa, mentre una Emirates parte da Venezia o tramite i vari o tramite le altre compagnie è possibile partire anche da Napoli o da Catania e arrivare direttamente su Cebu piuttosto che su Manila. Quindi i collegamenti per le Filippine necessitano di uno scalo, ma sono assolutamente comodi. Le slide sono a disposizione di volo online, quindi ve le farò avere. Per quanto riguarda 15 giorni di viaggio, io farei un paio di giorni. Allora, se fossero Filippine secche, farei Manila, un 3 o 4 giorni almeno nel nord, e poi sceglierei di andare. Quindi una settimana tra Manila e il nord e una settimana con magari, se sono proprio stanca e mi voglio riposare, soltanto Bohol, oppure andrei su Palawan e dividerei magari qualche giorno a Puerto Princesa e qualche giorno nel Nido. Sembra di aver risposto tutto. Se non avete altre domande, vi auguro buon pomeriggio, spero di avervi
dato qualche suggerimento per il futuro e per ogni cosa sono a disposizione, assolutamente contattatemi.